Franz e Franziska, Non c'è amore più grande. È una mostra del meeting di Rimini di quest'anno che racconta la storia di due contadini austriaci che sono nati e vissuti nell'Austria del Novecento, del primo Novecento. La loro storia è nota perché Franz Eggestetter è stato riconosciuto dalla Chiesa Cattolica beato in quanto martire, ucciso il 9 agosto del 1943 per ordine del Terzo Reich, del nazismo, per essersi rifiutato di combattere per Hitler. Ma quando abbiamo deciso di fare questa mostra, di organizzare questa mostra, abbiamo capito che non avremmo potuto parlare di Franz senza parlare di Franziska. Il centro quindi è il loro amore, il loro rapporto. Quando abbiamo pensato all'allestimento della mostra, abbiamo pensato con gli architetti di porre al centro del percorso questa stanza. È una stanza che vuole rappresentare la vita di una famiglia contadina, una famiglia normale. Per rappresentare che cosa? Per rappresentare il fatto che al cuore della vicenda di Franz e Franziska sta il loro rapporto nuziale, il loro matrimonio. È lì che loro diventano capaci, imparano a volersi bene e a donare la vita, come ha fatto Franz. Franz è morto martire, ma dopo il martirio di Franz, nell'agosto del 43, iniziano 70 anni di martirio di Franziska, a 30 anni quando muore suo marito. Eppure iniziano 70 anni lungo i quali è lei che custodisce la sua memoria. Qui dietro di me vedete la lettera che Franz Eggestetter ha scritto pochi giorni prima di morire. È un po' il suo testamento spirituale. È stata donata da Franziska qualche anno prima della sua morte al Santuario dei Martiri, custodito nella chiesa di San Bartolomeo all'Isola, dalla comunità di Sant'Egidio, su indicazione di Giovanni Paolo II, che voleva che si tenesse memoria dei martiri del Novecento. Questa lettera è un po' il suo testamento spirituale, inizia così: scrivo con le mani legate, ma è meglio che siano legate le mie mani che non la mia coscienza. E questo è uno dei due temi della mostra. Da una parte la libertà di coscienza con cui Franz, contro tutto e contro tutti, anche contro le indicazioni sbagliate dei pastori della sua chiesa, decide di non prestarsi alla collaborazione col male e col nazismo. Da una parte c'è questo tema, dall'altro il tema fondamentale della mostra: a che cosa vale la vita, per che cosa vale la pena vivere, per che cosa vale la pena morire.